Presidente Juncker ci ha fatto un discorso di alto profilo, serio, responsabile, consapevole. Ha parlato chiaro sul dopo Brexit, ha rilanciato il piano di investimenti, ha detto parole chiare di apertura sulla flessibilità, non ha mai pronunciato la parola austerità, e la ringrazio, ha detto cose chiare sulla lotta all'evasione fiscale, ha proposto un programma credibile per i prossimi 12 mesi che saranno cruciali per i nostri cittadini. Noi la sosterremo lealmente e il nostro sostegno sarà condizionato dalla capacità di mettere in pratica gli impegni di essere, come lei ha detto, costruttori. Trovo nel suo discorso finalmente una capacità di reazione. Dopo la Brexit abbiamo sentito tante dichiarazioni altisonanti, leader che dicevano siamo sull'orlo del baratro, ora sta finendo l'Europa, ora salviamo oro mai più. E poi nulla. Ci sono leader che sembrano sonnambuli nel cuore della notte. E poi c'è la Theresa May che di fronte ad un risultato chiaro, benché triste per noi, del referendum, a 3 mesi di distanza continua a tenere in scacco l'Unione. Se non fosse così tragico sarebbe ridicolo. Questa Commissione ha mantenuto il profilo di politica economica che a noi socialisti piace, che invece fa ancora venire l'orticaria, prendetevi qualche antistaminico, agli ultimi ultras dell'austerità, il ministro Schäuble e i suoi amici. Lo dico ancora una volta, caro Weber, su questa linea del rigorismo cieco noi non ci staremo mai. Noi siamo una forza progressista alternativa ai conservatori, ma sappiamo che questi sono tempi straordinari, dobbiamo collaborare, vogliamo collaborare con tutte le forze europeiste in questo Parlamento e lavorare su priorità politiche serie, anche per sconfiggere il nazionalismo ammantato dalla cosiddetta democrazia patriottica. Juncker ha dato delle risposte positive alle nostre priorità, a molte delle nostre priorità. Voglio ribadire, primo, crescita sostenibile, lavoro, moralizzazione della democrazia europea, solidarietà, 4 parole chiave per i nostri valori, coerenti con i nostri valori, con i nostri principi socialisti. Crescita sostenibile, bene il programma di investimento, dobbiamo orientarlo verso investimenti più rischiosi e verso la sostenibilità, completamento banking union, capacità fiscale, triplicazione del fondo di aggiustamento alla globalizzazione, flessibilità e avvio di una discussione sul patto di stabilità senza riserve, anche sul fiscal compact, mantenimento della politica di coesione. La politica di coesione è una pietra miliare delle politiche europee, non possiamo smantellarla assolutamente. Avere un quadro finanziario adeguato alle sfide. No alla riduzione dei fondi strutturali a Spagna e Portogallo. L'Europa non deve essere il giudice arcigno che punisce, che sanziona. L'Europa deve capire, sostenere e unire. Deve essere amica dei cittadini, difesa del benessere del pianeta. Ce lo ha ricordato questo grande, immenso leader che si chiama Jacques Delors, battaglia per la moralizzazione della vita economica, lotta alle frodi fiscali. Noi attendiamo la direttiva, lei ha detto le tasse si devono pagare dove si fanno i profitti, non è possibile che il panettiere di Strasburgo paghi più tasse della multinazionale americana. Vogliamo la lista nera dei paradisi fiscali, le norme sui whistleblowers, un codice di condotta più rigoroso sui commissari e sui presidenti di Commissione europea e poi agenda sociale, grazie per la posting workers. Vogliamo child guarantee oltre a youth guarantee. Vogliamo che il dumping venga combattuto e dico ai miei amici popolari, seguite le cose che ha detto il presidente Juncker sul dumping sociale, perché esiste un dumping sociale nell'Unione Europea. Lottiamo insieme contro questa iniquità sociale. E poi anche direttiva sui lavori precari e anche assicurazione europea contro la disoccupazione. Concludo, immigrazione, politica estera,
Federica Mogherini ha meritato sul campo di essere il vero ministro degli esteri dell'Unione Europea. Bene le politiche comuni sulla difesa, bene andare avanti sul Migration Combat con l'Africa, ottima, rivoluzionaria questa scelta, Presidente Juncker. E poi bene sui migranti non accompagnati e corridoi umanitari, cooperazione di servizi di intelligence, Schengen per Bulgaria, Romania e Croazia. Caro Presidente, questa Commissione ha l'intelligenza, l'autorevolezza e il prestigio di guidare una fase nuova. Noi abbiamo un pericolo invisibile, quasi impalpabile. Questo pericolo si chiama paura, ma un mondo forgiato sulla paura è un mondo peggiore di quello che viviamo. Non è giusto farlo vivere ai nostri figli e a noi stessi e a coloro che verranno. E per vincere la paura occorre intelligenza politica, determinazione e un grande cuore europeo.